Buongiorno, edizione delle 10 del nostro telegiornale. Apriamo con la crisi in Afghanistan. Il Congresso americano vuole indagare sulla fallimentare ritirata delle truppe degli Stati Uniti dall'Afghanistan. Biden si difende, non c'era modo di farlo senza che seguisse il caos. Il Fondo Monetario Internazionale intanto ha sospeso i fondi per il paese asiatico in mano ai talebani che ieri hanno già represso nel sangue le prime proteste interne. Oggi il vertice del G7, dei ministri degli esteri, presente anche Di Maio, collegato alla Farnesina, e continua intanto il ponte aereo Kabul-Roma, altre 103 persone arriveranno oggi a Fiumicino, è rientrato anche il primo volo della Spagna, ma la BBC informa che i checkpoint dei talebani impediscono agli afghani di raggiungere l'aeroporto di Kabul. Circa 4.500 soldati degli Stati Uniti controllano lo scalo aereo, ma tutte le strade che portano ai terminal sono sotto il controllo dei talebani. La situazione dunque è in continua evoluzione e purtroppo non si tratta di una evoluzione serena, tranquilla della situazione in Afghanistan. Come vedete, c'è gente in strada, ma ieri a Jalalabad, per esempio, c'è stata una repressione molto dura da parte dei talebani nei confronti dei manifestanti. Il G7 si riunisce quest'oggi, ma si sta preparando anche un G20 che complessivamente dovrà occuparsi della questione afghana e della migrazione dei profughi e del problema profughi che certamente si manifesterà e si sta già manifestando in questi giorni. Come assicurare anche a chi vuole fuggire dal regime dittatoriale dei talebani di trovare asilo politico nei paesi occidentali. Andiamo avanti adesso e parliamo del rave party nel Viterbese. Lo andiamo a fare con l'agenzia ANSA che pubblica in apertura la notizia dell'intervento delle forze dell'ordine che sono arrivate e sono rimaste adesso soltanto 250 partecipanti degli oltre 4.000 che inizialmente avevano affollato la zona. Non si registrano criticità, dice la questura, sono stati identificati i partecipanti che hanno lasciato il raduno. L'evento non autorizzato, organizzato tra il Lazio e la Toscana, ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa ed è in corso dalla notte fra il 13 e il 14 agosto. La procura di Viterbo indaga sulla morte di un 25enne che si era tuffato in un laghetto ed era morto. Vediamo la notizia sviluppata all'interno. Nelle prime ore del mattino le forze dell'ordine si sono avvicinate al sito del raduno verificando una ridotta presenza in loco. Le persone rimaste vengono identificate e invitate ad allontanarsi. Il rave è arrivato al quinto giorno consecutivo ed è in corso una riunione del Comitato per la Pubblica Sicurezza, l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. Sul tavolo anche la questione appunto del rave party. Il Viminale oggi lavorerà per ripristinare completamente la legalità in questa zona. E a proposito di rave party, va detto che una manifestazione simile, anche se non si può parlare di vero e proprio rave party, era una manifestazione con dei connotati assolutamente diversi, durante la quale a Piancavallo si è verificata una situazione spiacevole e pericolosa per la salute di due ragazzi che sono stati ricoverati per overdose. È intervenuto il prefetto e ha chiuso la manifestazione a Piancavallo. Vediamo la notizia che è uscita poco fa sulle agenzie, che ha pubblicato immediatamente Udinese TV, la nostra rete, la nostra redazione digitale sul sito. Agenti di polizia amministrativa e sicurezza della squadra volante della Questura di Pordenone hanno eseguito questa mattina un provvedimento di sospensione delle attività per 20 giorni disposto dal questore di Pordenone Marco Odorisio, cioè fino al termine della stagione estiva, nei confronti delle iniziative organizzate a Piancavallo negli ambito degli eventi Picnic Chilometro Zero la domenica a Piancavallo. Il provvedimento è stato emesso in seguito ai casi di overdose del 14 agosto scorso di due ragazzi che partecipavano a uno degli eventi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due giovani, un ragazzo e una ragazza di 21 e 25 anni,
anni, quel pomeriggio erano giunti con tre amici a Piancavallo ed hanno acquistato le sostanze stupefacenti nei pressi del palco da un gruppo di ragazzi che erano stati loro indicati da altri spettatori. I due giovani, insieme con un terzo, assunte le sostanze, si sono poi spostati nella zona laterale del palco, ricongiungendosi con il resto degli amici, ma il ragazzo e la ragazza hanno presto cominciato a star male e le loro condizioni si sono aggravate. Una volta rientrati a casa, sino al coma e al ricovero in terapia intensiva nell'ospedale di Pordenone, il questore ha disposto la sospensione nei confronti della titolare della licenza temporanea per spettacoli e intrattenimenti relativa a Picnic Chilometro Zero, la domenica a Piancavallo, che prevede eventi con capienza superiore a 200 persone dal 27 giugno al 5 settembre, cioè appunto fino a fine stagione. Da ulteriori approfondimenti della questura risulterebbero anche irregolarità amministrative come occupazione del suolo pubblico con installazione di palco e altra certificazione. Dunque, chiusa la manifestazione a Piancavallo e questa mattina in via di chiusura anche il rave party tra Lazio e Toscana, che aveva visto la partecipazione di oltre 4.000 persone da tutta Europa, adesso sono 250 ancora lì e si conta di chiudere definitivamente la manifestazione entro la giornata. Passiamo adesso al Covid e andiamo a vedere i dati nel nostro paese. In Italia il bilancio di ieri, che conta ancora un numero di contagi abbastanza elevato, 7.162, con un incremento di morti di 69 decessi, ma c'è stato un incremento anche di guariti, 7.424, che ha fatto scendere dopo diversi giorni il numero degli attuali positivi nel nostro paese. Nel caso di ieri il numero è sceso di 334 unità. Permane la situazione abbastanza tranquilla negli ospedali di quasi tutte le regioni, ad eccezione purtroppo di Sicilia, Calabria, in particolare la Sicilia, che ha già superato il livello di allarme. Andiamo a vedere la percentuale riferita all'Italia, in questo caso dell'occupazione dei posti in ospedale. Siamo al 5% per la terapia intensiva e al 6% per i reparti ospedalieri di area non critica. Ricordiamo che dopo il 10% in terapia intensiva e il 15% in area non critica scatta la zona gialla. In questa situazione c'è la regione Sicilia, come andiamo a vedere dal grafico riferito alla Sicilia, e come potete vedere questa è la situazione in Sicilia, dove l'occupazione è al 10% in terapia intensiva e al 17% nell'area non critica. Nei giorni scorsi la Sicilia aveva aumentato il numero dei posti di terapia intensiva in regione per tenere bassa la percentuale di occupazione dei posti letto. Ciò nonostante i ricoveri sono aumentati, la Sicilia rischia dalla prossima settimana di tornare al sistema dei colori, lasciare il bianco e passare al giallo. Già che ci siamo, vediamo anche la situazione nella nostra regione, dove si è molto più tranquilli per quanto riguarda le percentuali dei due parametri. Per la terapia intensiva il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il 5%, per quanto riguarda invece i reparti, l'area non critica degli ospedali, il 2%, quindi la situazione possiamo dire che in questo momento è sotto controllo. Friuli Venezia Giulia, che presenta questo bilancio, il bilancio di ieri, che andiamo a vedere con la grafica della nostra regia. I contagi giornalieri sono stati 128, più 49 rispetto al giorno precedente, 9 persone ricoverate in terapia intensiva, più 2 rispetto al bilancio del giorno precedente, con la specifica che si tratta di 7 non vaccinati e di 2 vaccinati ma con gravi patologie pregresse. Altri reparti che contano 30 ricoveri, 4 in più. In isolamento ci sono 888 persone, 11 sono i guariti comunicati nel bilancio di ieri. Tamponi effettuati 7.238, con un incremento di quasi 500 test rispetto al bilancio precedente. Non si sono registrati decessi e il rapporto contagi-tamponi è dell'1,76%. Vediamo adesso invece il numero delle vaccinazioni nel nostro paese. Si continua a vaccinare in maniera abbastanza veloce e il numero cresce, superati i 74 milioni e mezzo di vaccini somministrati, e siamo a quasi 36 milioni di italiani che hanno completato il ciclo, pari al 66,56% della popolazione over 12 che ha ricevuto il
ciclo vaccinale completo, due dosi di Pfizer e Moderna, una dose per chi ha fatto Johnson & Johnson, due dosi anche per chi ha fatto AstraZeneca. La situazione nella nostra regione in questo momento è all'88,9%, un po' indietro rispetto alla media nazionale e ad altre regioni, di utilizzo dei vaccini rispetto a quelli che sono arrivati in Friuli Venezia Giulia. La media nazionale in questo momento è del 91,7%. Si discute molto dell'obbligo vaccinale per alcune categorie, per quella degli operatori sanitari, medici, infermieri, operatori sociosanitari, è già in vigore anche l'obbligo di Green Pass per gli insegnanti, di conseguenza insegnanti o chi lavora nella scuola dovrà dotarsi del Green Pass attraverso la vaccinazione o le altre possibilità che sono il tampone fatto 48 ore, almeno 48 ore prima, oppure chi è guarito dal Covid. Ne abbiamo parlato con il professor Matteo Bassetti, che abbiamo intervistato ieri nella nostra rubrica Tantam. Riproponiamo un passaggio che riguarda proprio l'obbligo vaccinale. Ma guardi, allora io dico che la vaccinazione obbligatoria dovrebbe essere raccomandata, dovrebbe essere politicamente decisa per chi ha più di 40-50 anni, poi insomma decideranno ovviamente la politica, non spetta a me, ma questo vale per la popolazione generale. Poi è chiaro che in alcuni contesti, soprattutto nelle comunità chiuse, sto pensando alla scuola per esempio, è lì evidente che un altro contesto in cui l'obbligo probabilmente, se non si riuscirà a raggiungere una copertura adeguata, sarà anche lì da pensarci. Ovviamente io sto pensando all'obbligo prima di tutto per gli insegnanti, per i quali c'è già in qualche modo una legge che raccomanda l'obbligatorietà, ma probabilmente arriveremo nella scuola, sto parlando di quella dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni, ma anche dell'università, in cui io personalmente sarei anche lì per l'obbligo vaccinale, perché una scuola sicura, una scuola dove tutti hanno la possibilità di essere coperti dalle forme più gravi. D'altronde mi stupisco che in Italia ci sia ancora qualcuno che si stupisce. Noi in Italia abbiamo 10 vaccini obbligatori per entrare nelle scuole per malattie infettive che hanno rappresentato nel nostro paese molto meno di quello che ha rappresentato il Covid, e quindi non capisco perché oggi siamo tutti contenti di vaccinare i nostri figli con le 10 vaccinazioni obbligatorie per andare a scuola, e per il Covid che ha portato a 100.000 morti, un paese fermato dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista industriale, a causa del Covid non ci si vaccini. Cioè, ecco, devo dire che siamo un paese particolare noi, dove anche sui vaccini è diventato un argomento di lotta politica, e purtroppo è tipico di un paese la cui politica è profondamente immatura. E mentre dalle nostre parti si discute di obbligo vaccinale per alcune categorie, per incrementare la percentuale di copertura della vaccinazione nel nostro paese, ma soprattutto per alcune categorie che hanno a che fare con il pubblico, medici, insegnanti, come abbiamo detto, negli Stati Uniti si dà il via alla terza dose. Vediamo il servizio dell'agenzia ANSA. Via libera dell'amministrazione Biden al richiamo del vaccino anti-Covid. La distribuzione su larga scala delle terze dosi partirà dal prossimo 20 settembre ed è raccomandata dopo 8 mesi dalla seconda dose. La priorità sarà data alle persone più fragili, dunque anziani, malati e persone con il sistema immunitario debole. La svolta è stata annunciata dai vertici delle autorità sanitarie statunitensi nel giorno in cui si è preso atto di un dato più che preoccupante. Nella giornata di martedì è stata superata la soglia dei 1.000 morti in sole 24 ore a causa del coronavirus. Mai così tanti dallo scorso aprile, quando la curva dei decessi era già in discesa, mentre ora, soprattutto a causa delle diffondersi della variante Delta, torna ad impennarsi. Nel dettaglio, i decessi nella giornata di martedì sarebbero stati 1.017, circa 42 ogni ora, con una media adesso di 769 morti al giorno. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti sale così a oltre 620.000, mentre il numero complessivo dei casi di contagio vola verso i 3 milioni. Sulla terza dose e sulla vaccinazione anti-Covid in genere è intervenuto ieri sera agli speciali del TG il professor Mauro Ferrari da San Francisco, anche lui si sottoporrà
alla vaccinazione, alla terza dose, visto che le altre due già le ha fatte, ma sentiamo che cosa ha detto ieri sera Mauro Ferrari agli speciali del TG. E io mi vaccino contro l'influenza ogni anno, sono 20 anni che lo faccio, non ho mai preso l'influenza, ho avuto fortuna, il vaccino ha aiutato. Quindi l'idea che ci si debba prendere un vaccino regolarmente contro una malattia, neanche necessariamente mortale, ma una cosa che fa star male, la malattia è sempre una brutta cosa, a me tanta impressione non fa, non vorrei confondere il vaccino con privazioni di libertà. Sono due discorsi completamente diversi. Io sono pronto a fare la terza dose appena possibile. Qua negli Stati Uniti stiamo entrando in terza dose tra poco tempo. Io mi sono vaccinato subito, ho totale fiducia nei vaccini che sono attualmente utilizzati. È stato già deciso negli Stati Uniti che si fa la terza dose. Quali caratteristiche deve avere però il ricevente della terza dose? Oppure la fanno tutti? Inizialmente si parla di immunocompromessi e si può essere immunocompromessi per una serie di ragioni diverse, per malattia naturalmente, per circostanze, per età, eccetera, eccetera, però credo che l'onda sia chiaramente verso far fare la terza dose a più persone possibili nel tempo. E quindi si parte con la terza dose negli Stati Uniti, come abbiamo visto anche dal servizio dell'ANSA. In Israele sono già avanti perché la terza dose agli over 60 l'hanno già fatta e arrivano risultati incoraggianti da Israele. Ieri Israele ha toccato il record degli ultimi 6 mesi con oltre 8.000 infezioni in 24 ore e proprio mentre gli Stati Uniti danno via libera alla terza dose, la somministrazione del vaccino Pfizer con un richiamo, terza dose appunto, ad una settimana o più. Dall'inoculazione protegge all'86% gli over 60 contro il virus. Lo studio è stato condotto dal Maccabi, la maggior cassa mutua di Israele, dove oltre 1 milione di persone ha avuto il booster dopo la doppia immunizzazione. E adesso ci colleghiamo con Francesca Santoro in città ad Udine. Ci sono tanti turisti che visitano in questo periodo Udine. Francesca, buongiorno. Buongiorno Francesco, Udine scopre di avere un'anima turistica. Noi siamo venuti in giro per la città per vedere com'è la situazione, perché ci sono tantissimi visitatori, molti di loro in bicicletta, provenienti anche dall'Austria e la Germania, magari approfittano della ciclovia Alpe Adria per fare un giro, per scoprire anche le bellezze della città e dei dintorni. Tanti turisti italiani, qualcuno ha gli amici qua in Friuli, allora appunto coglie l'occasione per visitare la città, altri invece ne hanno sentito parlare e vogliono vederla di persona. E c'è anche chi approfitta della vicinanza di Udine a Butrio, dove si stanno svolgendo gli europei di softball. Tante ragioni, insomma, per conoscere il Friuli. Vediamo le interviste che abbiamo raccolto e poi linea allo studio. Da dove venite, quindi? We come from Austria. Where are you going? We go to Grado and afterwards to Trieste. On bike. On bike, okay? By bike, by bike, yes. In bicicletta. Do you like Friuli? Sì, molto. Are you following Alpe Adria? We started in Villach and now go to Trieste. Posso chiederle da dove viene? Da Como. Come mai a Udine? Conosce qualcuno, qualche amico? Sì, sono venuta a trovare un'amica. Le piace Udine e il Friuli? Sì, molto bello, lo sto conoscendo adesso. Dove andrà dopo Udine? Penso di fare, perché sono in moto, vado verso la Valtellina. Prima volta che viene in Friuli? Sì. Buongiorno, ciao, Ciao, siete turisti? buongiorno. Sì, oddio. Da dove venite? Veniamo dalla provincia di Padova. State seguendo la ciclovia Alpe Adria? Sì, confermo. Stiamo facendo la ciclovia, sì. Siamo quasi alla fine perché oggi facciamo da Udine a Grado. Com'è questa esperienza? Bella questa ciclovia? Molto bella, ben organizzata sicuramente. E anche il tracciato è veramente accessibile a tutti. Prima Prima volta che passate in Friuli a Udine? volta. Che impressione avete? È una bellissima città, è molto pulita, è perfetta per noi turisti, insomma. Da dove venite? Da Forlì. Come mai Udine? Siamo qua perché stanno giocando la Coppa dei Campioni di softball. Coach Giulio Brusa. A Butrio, giusto siete? Sì, esatto, a Butrio. Quindi avete anche un po' di tempo per fare i turisti. Solo stamattina un paio d'ore, ma alle 11:30 dobbiamo già essere in albergo per mangiare, che dopo dobbiamo andare a fare una partita. Cosa ne pensa di Udine e del Friuli? Beh, io c'ero già stato diverse volte in Friuli e
E anche a Udine è una bella città, mi sembra molto bella, insomma. Una buona impressione anche per lei? Io prima volta, buonissima impressione, la città mi piace molto, adesso stiamo facendo un pochino i turisti, come dicevamo, e ho anche degli amici che sono proprio di Udine, persone bravissime, quindi sono contento. Non potevamo andare all'estero, abbiamo deciso una meta in Italia che non abbiamo ancora visitato, quindi siamo ricaduti su Friuli, in parte anche sulla Slovenia e sulla Croazia. Dove andrete dopo Udine? Trieste, poi a Rado e poi, se abbiamo possibilità, anche in Slovenia e in parte anche in Croazia. Da dove viene? Da Monfalcone. Come mai a Udine adesso a fare un giretto? Per mostrare a mia moglie, che non è italiana, farle conoscere un po' la città. Cosa ne pensa sua moglie? Le piace? Sì, è entusiasta. Abbiamo prima studiato su internet tutti i particolari e adesso visitiamo i posti. Dopo Udine dove andrete? Ma poi penso che ritorniamo a casa, ma poi abbiamo intenzione di visitare altre città. Ma abitate a Monfalcone? Sì, sì. State facendo un giro per Udine? Sì. Prima volta in Friuli? No, sono venuto almeno 2 o 3 volte a Udine. Vi piace? Sì, è molto bella. Che piazza. Stavo notando che infatti è una città molto nobile. Da dove venite? Io da Ancona. Lei è di qui. Eh sì, allargano sicuramente le opportunità di interesse turistico nel nostro paese con le scoperte archeologiche che sono state rese note in questi giorni. Vediamo il servizio dell'agenzia ANSA, perché a Pompei è stata portata alla luce una tomba molto molto particolare. Sentiamo. Una tomba particolarissima a recinto, con una facciata decorata da piante verdi su fondo blu e una camera per l'inumazione, in un periodo in cui nelle città i corpi degli adulti venivano sempre incenerati, ma anche un'iscrizione marmorea dalla quale arriva la prima conferma che nei teatri della colonia romana, almeno negli ultimi decenni prima dell'eruzione del 79 d.C., si recitava pure in lingua greca. È ancora una volta una storia affascinante e piena di mistero quella che arriva dall'ultima straordinaria scoperta del parco archeologico di Pompei, portata alla luce grazie ad una campagna di scavi condotta insieme con l'Università Europea di Valencia. Un ritrovamento sul quale è al lavoro un team interdisciplinare di esperti e da cui ci si aspetta tantissimo, sottolineano unanimi il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel e Joronk Alapont dell'Università di Valencia, anche per le condizioni di conservazione del defunto, che appare in parte mummificato, la testa ricoperta di capelli bianchi, un orecchio parzialmente conservato, così come piccole porzioni del tessuto che lo avvolgeva. Uno degli scheletri meglio conservati della città antica, anticipa l'ANSA Zuchtriegel. Di fatto, insomma, una miniera d'oro di dati scientifici. Pompei non smette di stupire, si conferma una storia di riscatto e un modello internazionale, applaude il ministro Franceschini. E adesso ci colleghiamo con Lorenzo Paussa, che si trova al Bruseschi, dove l'Udinese si sta allenando. Ieri la partita amichevole, adesso ci si allena in vista della gara di esordio in campionato contro la Juventus. Buongiorno Lorenzo, com'è il programma della squadra per i prossimi giorni fino ad arrivare al 22, quando alle 18:30 si incroceranno i guantoni con la Juventus? Buongiorno, buongiorno Francesco, un saluto a te e a tutti i nostri telespettatori qui dal Bruseschi. L'Udinese si sta allenando, ha ripreso prontamente la preparazione dopo l'amichevole di ieri vinta per 4-1 contro il Legnago. Allenamento quest'oggi quindi al mattino, e così sarà anche nella giornata di domani per affinare gli ultimi aspetti tecnico-tattici da opporre alla squadra di Allegri, poi sabato sarà già giornata di rifinitura. Apriamo però con alcune notizie anche relative al mercato, perché nelle ultime ore si è fatta molto molto più concreta l'operazione che dovrebbe portare Isaac Success dal Watford all'Udinese. Eccolo qui quindi uno degli innesti di mercato che era stato annunciato negli scorsi giorni dai direttori Marino e Collavino, che avevano detto come da qui alla fine di agosto sarebbero arrivati almeno un elemento per reparto per andare a completare la rosa, e questo movimento qui in particolare sarebbe particolarmente atteso perché Success è un attaccante, c'è attesa un po' da parte di tutti di vedere quindi come si configurerà il reparto offensivo dei bianconeri nella stagione che sta per cominciare, con l'auspicio di riuscire a alzare la soglia della produttività offensiva. I movimenti però, si diceva, riguardano anche gli altri settori. Sempre nelle ultime ore, ieri in particolare, è spuntata una trattativa, un ipotetico scambio con il Torino, che porterebbe Becao in granata
invece Lianco alla corte di Pozzo, ma l'Udinese sonda anche altri profili per la retroguardia, su tutti quello di Roncaglia. Tornando agli aspetti del campo, ieri ci sono stati degli ottimi segnali soprattutto da Gerard Ulofeu nell'amichevole con il Legnago. Lo spagnolo ha giocato tutto il primo tempo rivelandosi uno dei migliori dei suoi, non ha raggiunto il gol, ha colpito comunque un palo, è stato particolarmente propositivo in fase offensiva, segno che il ragazzo sta finalmente bene, sta migliorando la propria condizione, si candida quindi, perché no, anche ad un posto da titolare nella gara inaugurale di campionato contro la Juventus. Una partita, quella di ieri, che ha mostrato ancora delle incertezze, alcune disattenzioni su tutto il clamoroso gol subito proprio in coincidenza del calcio d'inizio con Silvestri mal piazzato e che quindi è stato sorpreso da Buric con la rete dell'1-0 dopo appena 5 secondi. L'Udinese però poi ha reagito, ha sistemato un po' con le proprie trame di gioco e alla fine ha sistemato il risultato nel secondo tempo andando sempre in gol con calcio d'angolo dopo che nel primo tempo aveva pareggiato i conti con un rigore trasformato da Pussetto. Dicevamo quindi allenamento questa mattina con il gruppo che alle mie spalle sta svolgendo una partitella a tema campo ridotto in 11 contro 11 e la preparazione prosegue domani con una seduta al mattino e la rifinitura prevista per sabato quando ci sarà spazio anche per le parole del mister. Nel frattempo prosegue la vendita libera dei biglietti sia per la partita con la Juve che per quella con il Venezia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Udinese Calcio. A te. Grazie Lorenzo e noi adesso andiamo a vedere i programmi di oggi, i consigli per la visione del nostro canale, i telegiornali dalle 12, la prossima edizione in diretta fino all'ultima alle 22.30 di questa sera in prima serata alle 21 a Tutto Quiz 5.0, la trasmissione è condotta da Massimo Campazzo e Alice Mattelloni, ancora una tappa verso la finalissima della edizione numero 5 del quiz di Udinese TV. Vi lascio a Trebi Meteo le previsioni del tempo sul Friuli Venezia Giulia, vi do appuntamento alle 12. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo agli amici di Udinese TV. Alta pressione giovedì sul Friuli Venezia Giulia, ne consegue una giornata con tempo stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Il tutto in un contesto climatico caldo ma decisamente più sopportabile rispetto ai giorni precedenti, grazie a correnti settentrionali più fresche dal nord Europa. Osserviamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Situazione meteorologica tranquilla con estesi rasserenamenti. Caldo nella norma, toccheremo picchi di 29-30 gradi all'ombra. Clima un pochino più freschino al mattino e anche nella notte. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste. Come anticipavo, tempo stabile, soleggiato ovunque, le temperature massime saranno prossime ai 29-30 gradi e in assenza di afa. È tutto, ma per avere maggiori dettagli sulle vostre località scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.